al via sabato 28 gennaio la 12ª edizione del Festival del Cinema Italiano a Como. La rassegna ogni anno porta in città interpreti e registi del panorama cinematografico nazionale. Una settimana ricca di proiezioni e incontri per gli appassionati della settima arte, un'occasione per conoscere meglio i grandi autori e scoprire gli esordienti. Ma diciamo subito che è uno dei programmi più belli da quando esiste il festival. Ci siamo impegnati al massimo proprio perché è un'edizione che è nata a rischio. Ci si chiedeva a giugno se il Cinema Astra ci sarebbe stato ancora nel 2017. A quel punto abbiamo deciso di scommettere al buio sulla sopravvivenza dell'Astra e abbiamo soprattutto pensato ai nostri affezionatissimi spettatori e abbiamo detto non possiamo tradirli. Per cui ci siamo impegnati al massimo e ne è uscita un'edizione con degli ospiti di livello stellare come Ottavia Piccolo, Marco Bellocchio, Silvio Soldini, il lieto ritorno di Daniele Cipri, Ivan Cotroneo, e con degli esordienti straordinari sia nella regia che nell'interpretazione. Proprio la locandina, il manifesto della 12ª edizione è dedicato ad un esordiente, Daphne Scoccia, che sarà la protagonista della serata inaugurale del festival di sabato 28 gennaio, e Daphne Scoccia, un film bellissimo, Fiore, che consiglio veramente a tutti di venire a vedere. A Cannes ha avuto 10 minuti d'applausi e un'accoglienza straordinaria che merita totalmente. Il festival chiude domenica 5 febbraio con la premiazione del vincitore del concorso, che riceverà un riconoscimento dal regista Marco Bellocchio. Programma completo sul sito cinemaitalianocomo.it.